Sanremo, via Matteotti, sono le 15.30 e siamo arrivati alla sesta puntata di alle 5 della sera ed è con estremo piacere che voglio dirvi tre cose. Prima un grazie a tutti quelli che ci permettono sempre di avere la speranza. Secondo una riflessione di ieri, alle 18 un uomo vestito di bianco, una piazza vuota, bagnata dalla pioggia, ha dato un senso di immensità, di vuoto assoluto. Però riguardando questo vuoto assoluto l'ho trovato pieno di sguardi, pieno di emozione, un vuoto che era energia allo stato puro. Poi nel campo dello spettacolo c'è chi crede, naturalmente chi non crede, quindi le immagini hanno una valenza diversa, ma in assoluto nel campo dello spettacolo io credo che l'immagine dello stensorio, un'immagine fissa, un'immagine che perdura nel tuo sguardo e dentro di te, questa immagine di raggi che confluiscono ad un centro rotondo, e questo modo di essere dalla periferia all'interno del centro e del rotondo che è la tua anima, e dalla tua anima verso la periferia, la tua mente, creava un percorso di riflessione molto profonda. Io devo dire che quell'immagine prolungata ha dato un cambio al modo di comunicare in televisione ed è un po' come la strada che noi dobbiamo percorrere, avere il tempo di riflettere. Ecco, questa lunga riflessione ha portato, secondo me, a unire in un momento solidale milioni di persone. E questo è l'unico motivo e una delle grandi forze per poter vincere il dramma che stiamo attraversando. Passiamo adesso alla terza cosa, l'Ariston. Gli amici dell'Ariston aumentano e quindi alle 5 della sera radunerà altre persone. So che si stanno da fare i Sanremezzi con Alberto Guasco, la compagnia stabile Città di Sanremo. Silvia Semeria ha già approntato qualcosa che vedremo la prossima settimana. Ho avuto contatti tramite mia sorella di avere dei video della manifestazione che viene fatta tutti gli anni e che racconta degli spot di video, però ve ne parlerò molto più precisamente la prossima settimana. Un amico come Elio Marchese, che è architetto, pittore, scultore, scenografo, e credo che abbia in mente qualcosa di divertente per noi. Rolando Giambelli mi ha telefonato da Brescia, è segregata a Brescia. Rolando Giambelli è sostanzialmente l'anima dei beatlesiani, quindi sta facendo delle lezioni di musica attraverso il video. In sostanza credo che quello che il palco ha dato a questi amici, adesso il palco ha necessità, il palco dell'Ariston ha la necessità di ricevere. Quindi oggi ci sarà ancora Marcello Algeri, Giuseppe Conte, che ieri ha fatto vivere le poesie di Ungaretti, e per finire Isabella Biffi e Sanremo Musical, con però una sorpresa finale. Cristina, l'interprete rock di Sanremo Musical, della vita Rosy, vorrà prepararci un saluto e una sorpresa insieme a sua sorella. Aspettatele, anche se saranno alla fine alle 5 della sera, perché credo che il messaggio sia importante. Grazie e buona domenica a tutti. Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo con la trasmissione alle 5 della sera e continuiamo con le 4 stagioni dell'Ariston Pro Ballet. Oggi trasmetteremo le due parti conclusive della primavera e inizieremo con la prima parte dell'estate, che poi ci porterà verso la fine dell'estate e finisce il primo tempo con il sole dell'estate, la bellezza, con la speranza, ed è proprio il messaggio che volevo lanciarvi oggi: la speranza, la forza e il futuro. Il futuro migliore, il futuro sempre con il sorriso. Buona visione.
Thank you.
Bentornati alla sesta, se abbiamo la puntata, al sesto incontro su Ungaretti fa la morte. È ancora un testo scritto 20 anni fa di un poeta nato alla fine dell'Ottocento. È ancora una sua attualità, Io lo sto leggendo in un momento difficile, non solo per me, per voi che siete chiusi in casa, lo sto leggendo in un momento difficile per tutta l'Italia e direi per tutta l'umanità. Ecco, io 20 anni fa a Ungaretti scrivevo così: al tempo dell'innaturale, dell'inumano, ribelliamoci, bruciamo. Gridiamo parole di fiamma, bruciamo, distruggiamo, sgraniamo nuovi sogni furenti e splendidi al tempo del veleno nell'aria, nelle acque, nelle anime, che uccide alberi, animali, speranze. E allora il veleno si fermava alle piante, agli animali. Ora l'obiettivo è salire, siamo noi. Al tempo della sopraffazione che tutto spiane, rende eguale, insensato, che fa degli uomini scatole di supermercato con il codice di barrette nere, quelle più sottile, quelle meno sottile, che alla cassa si trasforma istantaneamente in prezzo. Al tempo in cui una vita vale 30 dollari, in cui l'orrore della schiavitù ricompare, al tempo in cui tutti rischiamo di trasformarsi in OGM, organismi geneticamente modificati. Il delitto non è ribellarsi, non è gridare la propria umanità, la propria discendenza dal sole, dalle maree, dalla luna, da Noè, da Adamo, da Dio. Unga, ci servono i tuoi sogni, la tua frenesia d'amore, poesia, ci serve la tua follia generosa, violenta, capace di... Dove sei? Non dormire, non appisolarti in cucina, esci, non andare dietro mode miserabili, non seguire nessuna parola d'ordine, esci per le strade, brucia le, fa germogliare alberi nell'asfalto e fa risuonare ancora i canti dell'uomo in cui la materia muta nell'universo, arriva al vertice di se stessa, compie il suo divenire, il suo destino. La poesia è un grumo di sogni ribelli, di gridi ribelli, di amori ribelli, o non è? Nessuno pensa più così oggi. Hanno cercato di metterti da parte. Tu che hai scritto: sono un violento, sdegno e coraggio di vivere sono stati la traccia della mia vita. Violenza delle passioni, sdegno costante, duro coraggio di vivere. Ah sì, certo, metteteli da parte e vedrete cosa diventerete. OGM, un organismo geneticamente modificato. Quanti ce ne sono? Che già lo sono OGM e non lo sanno, sono tutti OGM importanti, pontificano, gonfi, lisci, liftati, tinti artificiali e parlano alle televisioni e scrivono sui giornali. Quanti uomini non sono più interamente uomini? Quanti coglioni, Unga? Ormai ci sono 100.000 volte più coglioni che ubriachi al mondo. Per questo il mondo è decaduto e per questo il vino forte della poesia ci serve ancora. È nato per cantare chi dall'amore muore, è nato per amare chi dal cantare muore, chi è nato per cantare anche morendo canta, chi nasce per amare d'amore morirà. Sono parole di proverbi che hai scritto a Roma, a letto, dormicchiando,
nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1966. Si potrebbe riavvolgere la cassetta sino a quella notte. Dove ero io? A Milano, in Liguria, forse a Roma, forse quella volta che ci scesi a capofitto con un amico in Volkswagen. E se fossi passato vicino a casa tua, se mi fossi involontariamente, inavvertitamente contagiato di quella malattia insanabile che fa preferire l'amore a tutto, anche alla vita, chi è nato per cantare, anche morendo canta. Vecchio capitano d'amore, sei grande, sei l'unico che ha fatto diventare la propria vita poesia e ha fatto diventare la propria poesia vita. Hai conosciuto le smanie e le insonnie d'amore, le notti acri, la furia, la violenza, il tormento, la tempesta e poi la lunga navigazione, poi l'approdo guidato da un faro verso cui va tranquillo il vecchio capitano. Non hai mai smesso di puntare sull'amore. Hai pianto e amato, sofferto e amato, goduto e amato, sbagliato e amato, scritto e amato, vissuto e amato sempre, senza odiare mai che gli altri avessero il resto, gli altri, i freddi, gli astuti, i risparmiatori di se stessi, la razza vile dei sobri, quelli che vivono al 5%, che avessero il resto, se lo tenessero, gli ipocriti, i senza cazzo, i diplomatici, quelli sempre dalla parte giusta. Se ami sempre, cosa ti importa di loro? Se irradi amore, che cosa ti possono offrire che valga di più? I potenti, cosa possono darti? Ti ricordi quando arrivò la notizia che Montale era stato fatto senatore a vita? Ti ricordi che risate? Non c'era mai stato buon sangue tra di voi. E come avrebbe potuto esserci, così diversi, sia nella carne, nelle origini, nel sentire? Non lo odiavi. Come avresti potuto odiarlo? Non hai mai odiato nessuno, nemmeno Quasimodo, che si beccò il Nobel. Arriva la notizia a Montale a Palazzo Madama. Montale a Palazzo Madama. Ti ricordi che risate? Montale senatore, Ungaretti fa l'amore. Non si poteva far meglio a pezzi il potere, i suoi riti, i suoi strumenti, le sue ambiguità, le sue falsità, il suo vuoto. Non si poteva deriderlo meglio che con questa rima baciata. Questa filastrocca in embrione, dove rispunta lo spirito della Toscana anarchica e divina, il fallo di Priapo, il sorriso di Hermes. Che ridere, Unga! Come avrei voluto essere al tuo tavolo quella sera? Chi c'era? Piccioni, caro Leone, Guttuso, il pittore, Pasolini, Parise, chi? Montale, senatore, Ungaretti fa l'amore. Montale, deputato. Ungaretti è molto amato. Montale presidente, Ungaretti sempre amante. Montale mio che strazio, Ungaretti la fellazio. Si comincia per cantare e si canta per finire, è vero? Unga? Sentite, Ungaretti ci insegna ancora adesso che la cosa più importante al mondo è credere nella vita. E amare la vita anche quando tutto sembra andare male, come va adesso. Questo è il suo grande insegnamento che lo renderà attuale in questi milioni e lo renderà attuale finché ci sarà la lingua italiana. Fine della sesta puntata, grazie a tutti. Eccoci qui, ciao a tutti da Isa e Asia, lei è Asia, la mia piccolina. Oggi è sabato, una giornata meravigliosa piena di sole, speriamo che possa essere di buon auspicio. Allora, che cosa è successo Asia ieri nella pillolina di Sanremo Musical, eh? Cosa è successo? È successo che abbiamo visto i nostri Pier Amilcare insieme alle Angiolette raccontarci degli anni del 67, perché tu devi sapere che dal 67 al 70 sono stati anni particolari, sono stati anni in cui insomma ci sono
sono stati dei personaggi significativi come Bobby Solo con il suo caratterino particolare, ma abbiamo avuto in quegli anni lì anche a Sanremo lo scarto dello scarto, pensa Asia, lo scarto che è passato alla storia, ovvero la canzone Il ragazzo della Via Gluck di Adriano Celentano, scartata al Festival di Sanremo. Per cui ragazzi, questo deve essere veramente di grande, insomma, incoraggiamento, perché non sempre le canzoni che vengono scartate sono brutte, ma anzi diventano dei grandi successi, e così anche il contrario, non sempre quelle che arrivano prima poi sono dei grandi successi. Chi ritroviamo però in quegli anni? Li ritroviamo anche una Caterina Caselli, una grande cantante che oltre a cantare le sue canzoni di successo poi diventa anche una grande talent scout. E sai chi scopre, Asia? Te frega niente a te. Vabbè, lo dico io. Scopre tantissimi, tantissimi personaggi. Parte con Giuni Russo, questa grandiosa voce, grandiosa donna, e insieme a lei cercano già di fare questo esperimento, cioè di unire la musica classica e lirica con la musica invece pop. Ecco, lei si sta riposando giustamente. Asia dice, ma io di queste cose non le voglio sapere. E poi cosa succede? Che scopre anche subito dopo e rifà lo sperimento vincente con il nostro cantante lirico pop Andrea Bocelli, che diventa chiaramente famosissimo poi in tutto il mondo, ma poi scopre tantissimi altri artisti che sono Gerardina Trovato, poi ancora Elisa, poi scopre I Negroamaro, Maricaianna, insomma di personaggi ne scopre veramente tanti. Caterina Caselli, una donna con un grandissimo fiuto e molto, si rivela molto brava nel suo lavoro. Poi ritroviamo la famosissima Zingara, cantata da Iva Zanicchi, simpaticissima donna e bravissima cantante. E poi vediamo i nostri ragazzi che scendono in campo e raccontano sulle note di Chi non lavora non fa l'amore gli anni della rivoluzione, gli anni in cui i ragazzi scendono in campo, in piazza, per far sentire le proprie voci, insomma. E anni difficili quelli in cui anche il festival perde un po' della sua attenzione, un po' della sua importanza, anche se per poco tempo poi ritornerà ad essere famoso, forse ancor più di prima. I ragazzi intanto che cosa cominciano a fare? Chiaramente i ragazzi cominciano ad essere molto stanchi, molto seccati, perché non vedono mai nessuno in casa Ariston, e quindi cosa fanno? Quello che sanno fare benissimo: litigano, continuano a litigare, e infatti si chiuderà questo fine primo tempo con una bellissima e simpatica litigata dei ragazzi. Io chiudo qui questo mio intervento, questa mia piccola pillola, per lasciarvi guardare l'inizio del secondo tempo di Sanremo Musical, augurandoci sempre che vi possa tenere compagnia e vi possa far passare momenti piacevoli. Io vi saluto, vi auguro buona vita e buona salute soprattutto a tutti. Asia, vuoi salutare? Ciao, bau bau, buona vita a tutti. Ciao, da Isabò. Ciao ciao. Angeli, ci siete? Sì, siamo tutti qui! Cosa pensate che succederà ora tra i ragazzi? Io non lo so, ma sono così carini! Forse avrebbero bisogno di una piccola mano! Angelina, lo sai che i grandangeli non ce lo permetterebbero! Noi siamo qui solo per osservarli! Oh, che peccato! Hai ragione, Angel! D'altra parte, devono imparare a sfidarsi! Beh, mi sembra che lo stiano facendo molto bene.
Noi continuiamo a fare il tifo per loro e a sostenerli. Interverremo solo in caso estremo, in top secret. Siete d'accordo, Angeli? Sì! Siete belli da morire, tutto sembra un film da girare troppo in fretta, con la fine sopra i tuoi luci. A 16 anni non si perde il cuore, nemmeno quando provi a far l'amore. E tu con me hai vinto tutto quanto. Di te rimane solo una maglietta, lasciata sopra il letto in tutta fretta. E il pianto di domenica mattina qui per me. Ma allora un po' di interesse. Che sei bella da morire, tutto sembra un film da girare troppo in fretta, con la fine sopra i tuoi blu jeans. Io lo sapevo che l'amore non ha età. L'amore vince sempre. Non scaldarti troppo, Angelina, se no ti viene il mal di cuore. Da girare troppo in fretta, con la fine sopra i tuoi luci. Mi chiamo Lucio e vengo da Bologna. Dicono che io sia nato il 4 marzo 1943, ma secondo me sono nato un milione di anni fa, forse un miliardo, su una di quelle stelle che la notte ci dice che non esiste il buio se non lo vogliamo. E per tutta la vita sono rimasto un bambino, uno di quelli che quando si siedono ad una scrivania non toccano terra con i piedi. Avrò avuto 11 anni quando mia madre, una donna strana, una stilista che non sapeva mettere un bottone, mi portò in un istituto psicotecnico di Bologna per un test sulle mie attitudini. E risultò che ero un mezzo deficiente. E l'altra metà, chiedete voi? Un poeta della vita, un bugiardo che dice sempre la verità. Io viaggio tra cielo e terra senza muovermi dall'angolo dei miei pensieri. Sono un gigante che passa per la cruna di un ago e nello stesso tempo un nano che riempie l'universo. Sono colui che ritorna nel luogo in cui non ha mai vissuto. Io volo ovunque per non calpestare le impronte di Dio. E voglio cantare in questo Sanremo del 71 come cantano gli uccelli, senza preoccuparmi di chi ascolto, di che cosa pensa, perché credo che la musica sia Dio. Dio che sorride all'uomo. Ricordatevi, a chi vi dirà che io sono morto, rispondete che la morte è solo la fine del primo tempo. Io ero e resterò perennemente Gesù bambino. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua però sapeva amare. E quel giorno lui prese mia madre sopra un prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato.
E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che bestemmio e bevo vino, per i ladri e le puttane mi chiamo Gesù Bambino. Giorgio, hai cantato e suonato da pelle d'oca. Io non pensavo che sapessi suonare così bene il pianoforte, ma hai fatto conservatorio? Beh sì, 10 anni. 10 anni, non sembra? Bravo, 10 anni, chiaro, il signorino se lo può permettere. Tanto mamma e papà pagano. Dove? Non ho capito perché tu ce l'abbia così tanto con me. Cos'è, una questione di soldi? Di soldi o di qualcosa di irrisolto? Un paese di provincia, poche possibilità. È per questo che te ne sei andato, vero? Per un tuo riscatto. Che c'è di male? Io sto cercando la mia strada. Vabbè, certo, perché tu credi che saranno i soldi a darti la fortuna e la felicità. Beh, non facciamo gli ipocriti, aiutano tanto, eh. Oh, Samà, ma... Se fosse così, allora dovremmo vedere tanti ricchi felici. Invece io ne vedo parecchi tristi. Come mai? Come mai? Perché non capiscono un tubo. Se li avessi io, mica me li porterei nella tomba. Ma Giorgio, tu che ne sai dei problemi della mia terra? Della difficoltà di mettere insieme il pranzo con la cena e dei vestiti che passano dal fratello più grande a quello più piccolo. Ma tu che ne sai dei sogni? I sogni diventano sempre più poveri, Gio, col passare del tempo. Tu che ne sai di una terra che riesce a essere a più bella, a più brutta, Dorumu? Lasciami. Dome, scusami, davvero, io non volevo davvero. Lo so, io non so niente della tua terra, ma non volevo arrivare a questo, davvero. È vero. Sono sempre stato un ragazzo fortunato, ma oggi mi è venuta voglia di chiedere scusa ai tuoi genitori. Con il cuore, amico mio, ti chiedo scusa. Babbo. No, forza, dai. Forza! Oh, dai, raga, fuori il mio, dai, a posto! Sì, sì, sì. Stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, niente, son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Che sarà? Baci sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento dove e quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa?
Ciao, ciao a tutti, io sono Rosy Messina, ovvero Cree, la rocker di Sanremo il Musical, e infatti apro una parentesi e la chiudo subitissimo, ovvero noi non vediamo l'ora di tornare sul palco a cantare la nostra Italia. Quindi con la scusa saluto con un grandissimo bacione Walter Vacchino e Isabella Biffi, la regista del nostro spettacolo. E io volevo raccontarvi, e così seguirà la clip che ve lo mostrerà, un piccolo giochino e una piccola, un piccolo messaggio che io e mia sorella volevamo mandare. È nato così tutto per gioco. Mia sorella è una ragazza sorda che ha avuto piacere di interpretare quello che io cantavo, e volevamo comunque condividerlo con voi perché è un momento di grande condivisione, nella speranza che finalmente potremo poi tornare a condividere tutto in maniera più fisica, con più contatto, a condividere la nostra musica, la nostra arte, abbracciandoci e stringendoci di nuovo, ma per adesso possiamo comunque farlo distanti ma vicini. E allora vi lascio con questa clip cantata da me e interpretata con il linguaggio dei segni da mia sorella Cati. Un bacione grande, ciao e a presto!